Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Condannata a 8 anni di carcere per aver sfregiato l'ex fidanzato dopo la separazione imposta dal tribunale dal primo figlio di 3 anni, i giudici minorili hanno deciso di togliere a Elena Perotti, 26 anni, anche la secondogenita di poche settimane, una bambina nata dalla relazione della donna con un coetaneo conosciuto nella comunità dove stava scontando la pena. I due si sono sposati lo scorso luglio, sempre all'interno della comunità. Secondo lei, i giudici minorili hanno fatto la scelta giusta, quindi togliere la figlia a questa ragazza, oppure no? Non hanno fatto la scelta giusta. Come mai? Tante altre volte. Perché in fondo la madre è sempre la madre, non mi sembrano il massimo le comunità, e quindi cioè, le scelte delle adozioni o delle comunità o degli affidi spesso non sono abbastanza controllate, io la penso così poi, ma non solo io. Capito, è meglio che gliela tolgono, capisci? Perché adesso sta diventando una mania, questo costacido. Ma sono tutti fuori di testa. Così. Può effettivamente essere pericolosa anche nei confronti della propria figlia, secondo lei, una madre così? Non lo so, però sai, con un reato così, che vadano tutti da Don Mazzi, non le vuole tutte lui? Che se le prenda lui? Tanto dopo Corona. Le vuole tutte lui, non voleva anche quei due che hanno buttato l'acido su quei due ragazzi. Tutto la soluzione è Don Mazzi. Don Mazzi, mandateli tutti da Don Mazzi. Non si può giudicare o altro, secondo me il giudizio lì poi dipende dai dottori, da quello che dicono loro. Secondo me, cioè, da madre è sbagliato tirare via un figlio, perché è un dramma sia per la madre che per il figlio, per tutte e due c'è questo dramma. E però dall'altra parte c'è il rischio che non si sa se lei è consapevole di quello che ha fatto, cioè anche lì, secondo me, non sta a noi sempre giudicare. Vittima dell'aggressione fu William Pezzullo, oggi invalido al 100%, punito, secondo la ricostruzione delle indagini, per aver lasciato la sua ex mentre lei era incinta, in una precedente gravidanza. Ci sono motivazioni che possono giustificare, secondo lei, aggressioni così gravi con l'acido? No, nessuna, perché chiunque può perdere un amore. Ci sono tanti aiuti al giorno d'oggi che ti possono aiutare, ti possono guidare, diciamo, in questo percorso della perdita che tu hai avuto. Quello non giustifica assolutamente. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.